Cari fratelli e sorelle, all'origine del movimento ecumenico vi fu l'introduzione della settimana di preghiera per l'unità di cristiani, che sin da allora si delineò come un'iniziativa ecumenica. La preghiera per l'unità dei cristiani ha preparato il terreno al movimento ecumenico. Il movimento ecumenico è dunque, fin dall'inizio e nella sua essenza, un movimento di preghiera. Non si tratta allora di un inizio che possiamo lasciarci alle spalle, ma di una realtà che continua a camminare con noi e che deve accompagnare ogni nostro sforzo ecumenico. Con la preghiera per l'unità dei cristiani esprimiamo la nostra convinzione di fede, secondo la quale noi esseri umani non possiamo fare l'unità, né determinarne la forma o il tempo in cui si realizzerà. Noi possiamo piuttosto causare divisioni, questo ce lo mostra la storia e purtroppo anche il presente. L'unità possiamo solo riceverla in dono. L'unità è un dono dello Spirito Santo. Dobbiamo quindi pregare incessantemente per essa. La centralità della preghiera ci rende consapevoli del fatto che il lavoro ecumenico è soprattutto un compito spirituale e che l'ecumenismo spirituale, conformemente a quanto afferma il Concilio Vaticano II, è l'anima di tutto il movimento ecumenico. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci siamo uniti per la santa causa dell'unità dei cristiani e ci siamo radunati spiritualmente come se fossimo nel cenacolo dove Gesù stesso ha pregato per l'unità dei suoi discepoli. Tale preghiera deve continuare durante tutto l'anno se vogliamo realizzare la volontà di Gesù, che tutti siano una cosa sola affinché il mondo creda. Mi auguro che tutti coloro che fanno parte del movimento carismatico cattolico, seguendo quanto Papa Francesco ha indicato a Charis, partecipino attivamente nella promozione dell'unità dei cristiani anche attraverso i loro ministeri di intercessione e una carità operosa. Grazie.